Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Se vi è capitato di temperare le matite trucco e la mina o si rompeva o non veniva mai veramente appuntita, in questo video vi mostrerò gli errori più comuni da evitare quando si temperano le matite ed imparerete ad ottenere una mina appuntita anche su matite stilo che non si possono temperare. Ho pensato di fare questo video perché mi avete fatto questa richiesta. Effettivamente, quando molto spesso quando andiamo a temperare le matite e temperiamo, ci cade la mina, non ci viene precisa, continuiamo a temperare e non facciamo altro che andare a consumare la matita. Temperare la matita va benissimo anche per una questione igienica, anche perché andiamo a rinnovare la mina, soprattutto se stiamo utilizzando delle matite a lunga tenuta, perché dovete sapere che le matite a lunga tenuta tendono sempre un pochino a seccarsi, anche se le chiudete perfettamente, un po' di aria entra sempre, per cui poi vi accorgerete che col passare del tempo la mina fa fatica a scrivere. In questo caso, temperare questa tipologia di matita va benissimo. Nel senso la rinnova, ci permette di continuare ad utilizzarla. Temperino influisce, poi vi farò vedere tutto come fare per pulirlo, che cosa non dovete fare. Quindi prendere un buon temperino è sicuramente importante, è una buona base dalla quale partire. Però io ho comprato questo temperino di Bennycost che costa veramente pochissimi euro e ce l'ho da tantissimo tempo. State facendo la punta alla vostra matita e a un certo punto la tirate fuori. Adesso ve la faccio vedere. A volte la mina si spezza anche, quindi ve la trovate e voi la temperate, e poi a un certo punto vedete che è come se fosse mozzata, come se fosse rotta. Se aprite il vostro temperino, vi accorgerete che ci sono tutta una serie di vecchie mine, di residui. Questi residui si vanno ad accumulare. Io sto usando una forcina, un qualcosa per pulire in questa zona qua, in fondo al temperino. E questi residui impediscono al temperino di temperare come dovrebbe. Soprattutto state attenti ai residui che sono in fondo al temperino. Guardate quanta roba c'è. Lo so, è da un po' che non lo pulisco. Ok, io l'ho abbastanza pulito. Rimetto il coperchino e riprovo a temperare. Come è venuta? Direi, ve la faccio vedere che è venuta decisamente meglio. Però c'è un trucchetto per riuscire a renderla ancora, per rendere la mina ancora più affusolata e permettervi appunto di creare una linea sottile. E adesso ve lo faccio vedere. Prendiamo un fazzolettino di carta e non facciamo altro che andare a girare la mina sul fazzolettino in modo da avere piano piano una punta sempre più sottile. Lo girate proprio e vi accorgerete che la punta man mano, guardate, diventa più sottile, più affusolata. La stessa cosa la potete fare anche con queste matite stilo che hanno sì la mina sottile, ma magari non hanno la mina con la punta e voi vi serve un effetto un pochino più preciso. In questo modo rendete la punta meno rotonda, la dovete girare sempre su se stessa per poterla consumare allo stesso modo. Adesso ve la faccio vedere, sono riuscita a renderla un po' più affusolata. E poi questa era abbastanza sottile perché era per le sopracciglia. Adesso ne prendo una invece bella grossa. Sempre stilo e continuo a girarla su se stessa fino a quando non ottengo una punta un po' più affusolata. Certamente, ecco, guardate, ce l'ho fatta, ve la faccio vedere. Guardate, la punta è decisamente molto più affusolata e quindi questa punta vi permette di creare una linea più sottile. State anche attenti a non spingere troppo
la matita quando andate a temperarla, perché se io spingo troppo poi viene fuori che, come potete vedere, la mina è schiacciata e quindi la linea vi verrà sicuramente più grossa. Io spero che il video vi sia piaciuto, naturalmente aspetto come sempre i vostri commenti. Io vi saluto, vi mando un bacione grosso grosso, ringraziamento per il vostro affetto, per il vostro sostegno, perché senza di voi sicuramente questo canale non esisterebbe, siete voi che il motore che fa andare avanti questo canale. Quindi un bacione grossissimo, buon make up a tutti, un bacione grosso, alla prossima, ci vediamo.